Ciao e benvenuto! Con questo video tratteremo il capitolo 16 e parleremo della fermata, sosta ed arresto. Ma iniziamo la lezione! Bene ragazzi, per prima cosa vediamo che cos'è l'arresto. L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, per esempio un semaforo rosso, oppure un bambino che mi attraversa la strada, oppure semplicemente il vigile che mi dice di fermarmi, ok? Vediamo i casi dove è consentito effettuare la fermata. Per esempio, la fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita e discesa delle persone dall'autoveicolo e la si può fare in corrispondenza del segnale divieto di sosta, perché ti ricordo il divieto di sosta vieta soltanto la sosta, ma è consentito fare la fermata. Si può effettuare la fermata per chiedere informazioni agli agenti preposti al traffico, quindi la fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni agli agenti del traffico. Ovvio che questo non deve creare pericolo in traccia della circolazione. Quindi non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico quando ciò possa causare intralcio o rallentamento della circolazione, è vero. Quindi attenzione a questa domanda, la fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni agli agenti del traffico, ovviamente diventa falsa. Tieni presente che si può fare la fermata anche davanti allo sbocco dei passi carrabili, perché poi vedremo che in questo caso sarà vietata soltanto la sosta. Nel caso dovesse accedervi qualcuno, basta spostarsi un metro avanti e un metro indietro e liberare il passaggio, quello lo possiamo fare perché siamo presenti nell'autoveicolo. Fai attenzione che la fermata è consentita anche in seconda fila se non crea pericolo di intralcio alla circolazione. Fai attenzione alla domanda che dice che la fermata è sempre vietata in seconda fila, è falso. Anche in questo caso, se dovesse arrivare il signore di questo veicolo, mi chiedo scusa, mi sposto un metro avanti e il veicolo è libero di uscire dal parcheggio comodamente. Tieni presente poi che la fermata è consentita anche davanti ai benzinai. Fai attenzione a questa domanda. La fermata è vietata limitatamente, cioè vuol dire solo, alle ore di esercizio in corrispondenza dei distributori di carburante falsa. Se fosse vietata io non potrei neanche far benzina, quindi attenzione a questa domanda ragazzi. Tieni presente che in caso di fermata in un centro abitato dove non esiste il marciapiede, io devo lasciare un metro dal margine della strada per permettere il transito di eventuali pedoni che sono già sulla carreggiata, sulla strada. Ok ragazzi? Mentre se siamo fuori dai centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori dalla carreggiata, il conducente deve effettuare la fermata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Quindi tieni bene presente che se sei in un centro abitato, quindi è possibile che ci siano dei pedoni, bisogna lasciare un metro tra il bordo della strada. Mentre in una strada extraurbana, siccome in teoria non dovrebbero esserci dei pedoni, dobbiamo stare più vicino alla linea di margine. Se invece fuori dai centri abitati abbiamo la possibilità di collocare, quindi di mettere il veicolo fuori dalla carreggiata, questo lo dobbiamo fare, ma fate attenzione che non dobbiamo fermarci sulle piste ciclabili. Adesso ragazzi parliamo di sosta di emergenza o fermata di emergenza. La sosta di emergenza o fermata d'emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero o per avaria del veicolo. Attenzione che può capitare ovunque, quindi non mi possono vietare dare la multa se mi sono fermato in caso di emergenza vicino a una curva o un incrocio o sulle rampe delle corsie di accelerazione o di decelerazione. Tutto al più mi possono multare perché non ho fatto il possibile per segnalare l'ostacolo, ma non mi daranno mai un divieto di sosta di emergenza o di fermata di emergenza, ok? Adesso vediamo la sosta. La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità del conducente di abbandonare il veicolo, quindi allontanarsi. Salvo diversa segnalazione nei centri abitati, in caso di sosta il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata se è previsto il marciapiede, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Se dovesse mancare il marciapiede, come la fermata, noi dobbiamo lasciare un metro tra il margine della strada e il nostro veicolo per permettere il transito ai pedoni che stanno circolando su quella strada. Quindi, in caso di sosta ove non esista il marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni.
Se parcheggiamo nelle strade a senso unico, possiamo parcheggiare anche sul lato sinistro della carreggiata. L'importante è che se ci sono veicoli sul lato destro, io lasci al centro uno spazio di almeno 3 metri tra il mio veicolo parcheggiato a sinistra e i veicoli che sono parcheggiati sul lato destro. Quindi, nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio sufficiente al transito ad almeno una fila di veicoli. Di conseguenza, nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente deve sempre sistemare il proprio veicolo entro degli appositi spazi, senza invadere ovviamente quelli vicino contigui. Fuori dai centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori dalla carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro, come la macchina che vedete qua sul lato sinistro. Mentre se ho una piazzola di sosta, posso parcheggiare fuori dalla carreggiata. Ecco qui, fuori dai centri abitati, il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori dalla carreggiata, ma non ovviamente sulle banchine, salvo diversa segnalazione. Cosa vuol dire? Che se guardate la banchina di sinistra, non ci sono i parcheggi, gli stalli di sosta, in questo caso è vietato. Mentre sulla destra abbiamo segnale P di parcheggio e gli stalli di sosta, in questo caso sulla banchina è permesso. Bene ragazzi, adesso vediamo i casi dove è vietata sia la sosta che la fermata. La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento anche in loro prossimità. Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la sosta è vietata in prossimità anche in corrispondenza dei dossi. La sosta e la fermata è vietata nelle gallerie salvo diversa segnalazione. La sosta e la fermata sono vietate sui binari delle linee ferroviarie o tranviarie o così vicino da essi da intralciare la marcia del veicolo su rotaia. Nei centri abitati la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a meno di 5 metri salvo diversa segnalazione. Ricordatevi questi meno 5 metri. Fuori dai centri abitati invece la sosta e la fermata sono sempre vietate in corrispondenza in prossimità delle aree di intersezione, quindi fuori dai centri abitati non ci sono i 5 metri. La sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. La sosta e la fermata sono vietate in prossimità in corrispondenza dei segnali semaforici in modo da occultarne la vista, quindi coprirli. Guardate in questo caso, l'autocarro non sta facendo vedere la lanterna semaforica, quindi un veicolo potrebbe non arrestarsi in tempo utile perché è coperto dalla sagoma di questo veicolo. La sosta e la fermata sono vietate in prossimità in corrispondenza dei segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista, quindi vedete che questo autocarro copre il segnale dietro. Se non ne occulta la vista, invece si può parcheggiare tranquillamente. Adesso vediamo solo i casi dove è vietata la sosta, ma è consentito fare la fermata se non crea intralcio alla circolazione. È vietata solo la sosta allo sbocco dei passi carrabili. La sosta è vietata limitatamente alle ore di servizio in corrispondenza dei distributori di carburante e in loro prossimità fino a 5 metri prima e dopo. Questi 5 metri servono per poter agevolare chi vuole far benzina e quindi la mia macchina potrebbe creare intralcio. Quindi 5 metri prima e dopo bisogna lasciare libero questo spazio. La sosta è vietata negli spazi destinati ai servizi di emergenza e di igiene pubblica indicati dall'apposita segnaletica. La sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. Attenzione, questa che è falsa, che la sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi solo se non si protrae per lungo tempo. Una sosta breve è comunque una sosta, quindi non si può fare. La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore ovviamente stabilite dal segnale. La sosta è vietata quando c'è il marciapiede pitturato con tratti gialli e neri. La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata degli autobus, filobus e dei veicoli circolanti su rotaia. Quindi dobbiamo mantenere libero tutto questo spazio e non possiamo fare la sosta. Ti ricordo che possiamo fare la fermata. Se dovesse mancare, bisogna tenere 15 metri prima, 15 metri dopo di spazio libero dal segnale fermata. La sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento dei veicoli in sosta, quindi in doppia fila. La sosta è vietata dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo che è regolarmente in sosta. Questa regola può non essere osservata da due veicoli a due ruote, quindi due motocicli possono parcheggiare in doppia fila. La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
e la sosta è anche vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra il marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per le persone invalide. Se io parcheggio qui la macchina, l'uomo con la carrozzina non è più in grado di poter scendere e attraversare magari la strada. La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani. Ti ricordo poi che nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione. La sosta è vietata nelle aree pedonali, ovvio non ci posso entrare, quindi come faccio a effettuare la sosta? La sosta è vietata nelle zone a traffico limitato per i veicoli ovviamente non autorizzati, se non possiamo entrare non possiamo neanche parcheggiare il veicolo. È vietato sostare su strade con strisce di margine continue, come vedi in questo caso, con il segnale diritto di precedenza. Ovviamente la sosta è vietata in presenza del segnale divieto di sosta e ti ricordo che vale nei centri abitati dalle 8 alle 20, fuori dai centri abitati, quindi nelle strade extraurbane 24 ore su 24 è permanente. E questo segnale non è utilizzato dove per regola generale vige il divieto di sosta, ad esempio nelle curve oppure sui dossi. Bene ragazzi, abbiamo finito la prima parte del capitolo 16. Se ti è piaciuta questa lezione metti mi piace e lascia un commento, cercherò di risponderti il prima possibile. Se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale e clicca sulla campanellina. Ci vediamo la prossima volta da Stefano. Ciao, a presto!